funzionate sono state ridotte addirittura del 90% dell'efficacia. Questo perché comunque ci sono canali a pagamento che performano molto bene. L'altra S secondo voi qual è? Social. No, tanto il social. Share. Un problema, consideratelo come un problema. Ok, saturazione. C'è una grossa saturazione di contenuti. 700 milioni di utenti e non so quanti milioni di fanpage, noi abbiamo contribuito abbastanza a questo. E il problema è che appunto adesso c'è un algoritmo forte in Facebook che fa la filtro verso tutta questa mole di contenuti che viene creata da utenti, pagine e gruppi. E quindi è molto fondamentale pensare bene a una pianificazione dei contenuti. Questo è un esempio di quello che noi facciamo con tutti i nostri clienti. E soprattutto, oggigiorno a Le Fan, noi abbiamo dei clienti purtroppo un po' ignoranti, non posso dire che sono, però spendono, ci attivano un bel po' di budget, noi li spendiamo bene tutti i soldi, un buon rapporto tra spesa e resa in termini di fan, però poi non curano queste pagine o non le curano bene e automaticamente le visualizzazioni, che qua non si vedono troppo bene, diminuiscono. Magari hai raggruppato 50.000 utenti, ma è come se effettivamente ne avessi 5.000, non va bene. Quindi è fondamentale mantenere viva l'attenzione degli utenti, perché in questo modo diciamo che quando c'è partecipazione, costanza, compare più facilmente nello stream, nella homepage di Facebook, che è assolutamente l'area dove avviene maggiore interazione. Cioè sarebbe la prima pagina di quando un utente si logga, riceve tutti gli aggiornamenti degli amici, delle pagine. Se automaticamente, dopo un po', non si considera una pagina, questa pagina non compare più nello stream dell'utente. Quindi, avere fan è importante, mantenerli attivi ancora di più. Quindi noi puntiamo molto su tre elementi fondamentali che sono, innanzitutto, le domande. Poi cerchiamo di attrarli, visto che si è parlato di saturazione, di colpire gli utenti con delle immagini. E poi, qui ho messo tab, potevo mettere link, però le tab, diciamo, messe al posto dei link rendono molto molto di più. Si possono fare delle ottimizzazioni interessanti per far fidelizzare l'utente, per poi avere un'informazione, ad esempio. La cosa migliore addirittura è combinare questi tre elementi in un unico status update. Ad esempio, come facciamo con CityFan, che essendo una startup, noi siamo concentrati sullo sviluppo della piattaforma, quindi abbiamo ridotto sensibilmente l'immagine della budget advertising e addirittura su Facebook non stiamo spendendo. Però siamo crescendo di oltre 1.500 al mese, che è un ottimissimo risultato. E questo è un esempio, non si vede, di status con l'immagine linka alla tab, dove parliamo solo, proponiamo ad esempio alla community di Milano, non proponiamo, innanzitutto gli auguriamo un buon weekend, che è venerdì esattamente. Mettiamo delle immagini di sotto. No. E poi mettiamo un link verso una tab dove diamo eventuali suggerimenti, se uno vuole, per passare un weekend a Milano. Li veicoliamo su una tab che richiama il contenuto dello status e per visualizzare l'elenco dei migliori ristoranti e locali nella propria città, prima di tutto bisogna fidelizzarsi. Questa parte qua.
e poi Mussolini. Ed è pazzesco perché in realtà non stiamo offrendo nulla di, non stiamo offrendo un contenuto extra particolare, ci stiamo solo veicolando nella home page del sito. E ovviamente per mantenere attivi questi utenti, noi assolutamente lavoriamo con una programmazione di contenuti. Principalmente ci sono tre categorie di contenuto. Sono quelli programmabili in anticipo. Ad esempio, con ogni cliente noi lavoriamo con almeno una settimana di anticipo. Facciamo una programmazione dei contenuti, la mandiamo in approvazione. Lavorando con clienti di alto livello, spesso siamo soggetti a personaggi un po' particolari, tra cui anche dei legali che devono approvare quello che dice. Qualcuno voleva pure il marchio registrato ogni volta che si nominava il marchio, secondo me in Italia. E poi ovviamente quando si, come facevamo prima, lavoravamo live, ogni tanto potevano capitare dei cambi repentini di idee e questo ci incasinava, cioè tutto il team si incasinava perché poi bisognava rimuovere lo status, però no, non si poteva perché c'erano delle reazioni, un casino. Lavorando in anticipo di almeno una settimana c'è un'approvazione preventiva, quindi è ormai una regola massima. Quelli che mi piacciono molto, poi magari qualcuno di voi può non condividerli, sono i programmi, sono le, i contenuti automatizzati. In questo caso noi praticamente gestendo oltre 5 milioni di utenti, questo fuori dai nostri clienti, sono pagine nostre di cui dopo vi parlo, che si chiamano Site Community, noi siamo costretti a gestirla così. Infatti e comunque funziona molto bene anche con un qualsiasi brand. I contenuti automatizzati ad esempio possono essere, come dire, dei contenuti evergreen che vanno sempre bene nelle gentilezze verso la propria community. Ad esempio augurare il buongiorno, oppure buongiorno ad esempio alle 7 di mattina, che io sinceramente sto ancora dormendo. Oppure augurare buon appetito, oppure ancora meglio presidiare dei momenti in cui l'agenzia non lavora, alle 7 di sera in poi, il sabato e la domenica. Augurare buona domenica, ad esempio, con un brand, è molto ben visto, magari non all'inizio, vedrete magari delle reazioni un po' particolari, dopo invece viene vista come una gentilezza e questo aumenta subito tutta la parte di interazioni e quindi le vostre visualizzazioni si fissano. Addirittura in certi casi vanno anche oltre il numero di visualizzazioni, va addirittura oltre il numero dei fan che voi avete. E questo è molto importante perché ovviamente non ci basiamo solamente su questa tipologia di contenuti, sono veramente stanca. E devono coesistere assolutamente tutti e tre, compresi quelli giornalieri, che sono dei, ad esempio, notizie uscite il giorno stesso del segretario di appartenenza. E quelli assolutamente non possono essere programmati. Okay. Quindi, ci sono, tornando, scusate, mostra una slide prima. In queste tre tipologie di contenuto ci sono dei programmi che aiutano in questa pianificazione. Nel primo caso, programmare i contenuti in anticipo. Ad esempio ci sono delle dashboard, dei programmi che addirittura sono gratuiti, vi posso consigliare allinonesocial.com. che è particolarmente carino, mi permette di definire il contenuto, ha un'ottima renderizzazione dei contenuti, quindi i link, i titoli, le descrizioni sono visualizzate bene e lo potete vedere in anticipo. Come vedrete, qui ci sono tantissimi di questi programmi.
anni, uno dei problemi principali è proprio la visualizzazione dei contenuti, soprattutto quando si mette un link. Il secondo, qui ce ne sono vari, però quello che vi posso consigliare, che sta funzionando meglio adesso, si chiama Postcron. E la cosa bella di questo è che, appunto, automatizzare bisogna cercare di farlo in maniera curva e intelligente, senza stancare l'utente o senza fargli percepire che è un contenuto automatizzato. Quindi se si decide di dare buongiorno, noi facciamo un esempio per ogni giorno di almeno 4 settimane una variante. E visto che gestiamo 5 milioni di pagine, almeno 4 settimane. Se, no scusate, 5 milioni di utenti, poi sono migliaia di pagine. In questo caso noi, appunto perché gestiamo tante pagine, ci siamo fermati solo in 4 settimane. Secondo noi abbiamo ritenuto che sia molto difficile che un utente si ricordi che lo stesso buongiorno di 4 settimane fa era lo stesso. Tendenzialmente ormai Facebook per una saturazione di contenuti passano così tanti che magari 2 ore dopo la segnalazione quel post non viene neanche più visualizzato. Okay. Ovviamente se voi gestite meno pagine, okay, magari un brand, avete una pagina brand, magari 5 servizi prodotti, potete almeno, consiglio mio, spingerlo almeno a 8 settimane di programmazione. Quindi fare 4 settimane di variante, cioè 8 settimane di variante. E con Postcron questo è possibile attraverso la funzione Multiply. E poi ovviamente ci sono quelli giornalieri. I giornalieri, quando esce una notizia, la segnalate e basta, direttamente dalla pagina. Okay. Invece, quindi abbiamo parlato di 5 milioni di utenti, che credo che sia tra l'altro la fanpage più grande in Italia. E, per esempio, legato al progetto CityFan, che si occupa di recensioni di locali e ristoranti in tutta Italia, abbiamo definito delle site community, che sono ad esempio la cucina italiana e poi anche i ristoranti italiani. Abbiamo trovato insomma delle pagine che in un qualche modo condividessero lo stesso target. Okay? Ad esempio un altro target importante è quello legato alle città. Quindi anche lì abbiamo creato tra le più grandi pagine in assoluto in Italia sulle principali città, anche le zone. Questo è una funzione molto importante perché ci permette di ottenere molto facilmente un quantitativo enorme di utenti. Facciamo un esperimento live dal vivo. A quanti piace la cucina italiana? Insomma, abbastanza, esatto. A quanti piace CityFan? Appunto, questo volevo dire. Dalla cucina italiana, che attrae molti, poi dopo portate la mamma di nuovo. Appunto, fidelizzarsi alla cucina italiana è molto facile. Piace a tante persone, è abbastanza ovvio che un italiano ami la cucina italiana. Quindi lì, ad esempio, senza fare troppi sforzi, abbiamo già ottenuto più di 100.000 utenti che segnalano dei contenuti presi da tutti i fan. Okay? Ovviamente se create pagine molto grosse, tendenzialmente quando superate circa 40-50.000 utenti, suona un campanellino d'allarme a Facebook, che io più o meno li sento almeno una volta alla settimana per parlare di clienti, di pagine, eccetera, eccetera. E ovviamente su alcune pagine ce l'hanno pure segnalato, dicono, ok, voi avete una pagina, avete la cucina italiana, ma voi non detenete i marchi, i diritti del marchio.